Da quando è stato nominato direttore del Dipartimento di Architettura, qual è stata la difficoltà più grande incontrata? La difficoltà più grande è, diciamo, la gestione proprio dell'assemblea dei professori, che tra l'altro per la prima volta ha raggiunto dei numeri piuttosto alti. E questa tendenza dei professori intanto a esserci o non esserci, e prendere delle decisioni e rimettere immediatamente in discussione, che da un lato è un esercizio democratico, dall'altro lato però diventa una cosa logorante perché il rischio è di non riuscire mai a decidere nulla. Come viene valutata la sua organizzazione universitaria e di cosa ne va fiero? Ecco, detto appunto che c'è questa difficoltà di decisione, una cosa che mi piace, che potrei difendere davanti a tutti è invece il rapporto che i professori hanno con la didattica. Mi sembra che funzioni molto bene e a parte appunto alcune polemiche di studenti, eccetera, io credo che sia la ricchezza più grande di questa ex facoltà o la Dipartimento di Architettura è il procedimento didattico e il rapporto con gli studenti. In questo senso, alcuni segnali di cui vado particolarmente fiero appartengono a studenti che hanno deciso di fare dei tirocini, chiamiamoli avventurosi, per esempio coinvolgendosi in progetti in Africa. Non perché uno debba sempre rischiare, però credo che se è vero che questo mestiere si giudica soprattutto dalla passione, questa passione è molto forte. Come si insegna l'architettura ai giorni nostri? Allora, è giustissimo dire questo ai giorni nostri, nel senso che io mi sono formato in un'epoca in cui l'architettura si studiava molto studiando, ci si formava studiando, quindi molti libri, molte lezioni di professori milanesi da cui uscivamo anche abbastanza sconvolti, decidendo di studiare Lukács o Adorno, quindi era un'altra epoca. Da lì, triplo salto mortale, cioè negli ultimi anni si è arrivata a una full immersion progettuale nei laboratori prima, ora nei corsi, che più delle volte salta qualunque tipo di approccio teorico, è già una parola grossa, diciamo conoscitivo, che non vuol dire i libri, che vuol dire anche i libri. Oggi ci sono altri strumenti e io penso che si possono utilizzare tutti gli strumenti. L'importante è costruirsi un background che permetta di fare delle scelte e di motivarle, non affidare tutto alla fantasia. Però nel frattempo io mi sono anche reso conto, non è un'invenzione, è una specie di ritorno al passato, che il Dipartimento di Architettura, forse anche rispetto al passato recente, deve trovare dei forti contributi anche così, diciamo, per svecchiare un po' questa scuola, con l'arte, il cinema, la fotografia, se possibile il teatro. Quale ritiene essere il livello dei nostri laureati e in base a cosa lo valuta? Ma per esempio, pensando proprio ai miei laureati, prima che i nostri, devo dire che alla fine i miei laureati hanno sempre trovato uno spazio. Naturalmente questi spazi si vanno sempre più restringendo. E credo che in generale i nostri laureati, i laureati di architettura, in qualche modo, a fatica, trovino degli spazi. Certo c'è una densità, diciamo, di lauree in architettura in una città relativamente piccola che crea un problema. Anche questa grande affluenza, qualcuno di voi sarà pugliese, dalla Puglia si decide di restare qua come se Pescara fosse una piccola New York. Per certi versi potrebbe anche essere considerata tale, però rispetto diciamo, all'occupazione in architettura crea uno squilibrio. La provocazione dell'estero conta molto. Allora, i giovani architetti non è che debbano andare in Brasile, però magari vedere che il tema delle favelas oggi muove teste, ragionamenti su numeri incredibili, città di 20 milioni di abitanti e che quindi può essere, non è che uno va in Brasile e trova lavoro, però possono essere degli sbocchi interessanti, importanti, piuttosto che farsi massacrare in uno studio di un architetto che ti fa fare fotocopie. In che modo, in qualità di direttore, pensa di poter sopperire alla carenza di strutture del Dipartimento? Le strutture le possiamo utilizzare, ma sono sostanzialmente dell'Ateneo, quindi quello che abbiamo è sempre limitato da scelte che vengono da chi. In questo senso stiamo provando a trovare una linea, a costruire una linea che dia più importanza al polo di Pescara. L'architettura, a mio parere, se riesce, come voglio io, ad avere un rapporto importante con ingegneria, con Ingeo,
diventa una forza a cui non si può più dire di no, oppure accantonare. Allora, dal progetto di qualche anno fa fatto dal gruppo ABDR, che era proprio una specie di nuova ala dell'università parallela al tribunale, si sta provando a quagliare una parte significativa che sia innanzitutto la biblioteca, con altre cose, altre necessità di aule, che non so precisare nemmeno io, che non credo riguarderanno noi, perché sembrerebbe che architettura con questi laboratori che prima o poi entreranno in funzione in toto, dovrebbe già stare a posto.